Il varo di uno scambio ferroviario alla stazione di Archi e la consegna, come tradizione vuole, di uno spezzone di binario al presidente della regione Marco Marsiglio a segnare un momento importante ed atteso per il collegamento ferroviario tra Archi e Villa Santa Maria. Siamo al momento clou di questo lavoro, quando il cuore di questo scambio si sta completando. Stiamo attrezzando la linea per riaprire, una linea che nei decenni passati venivano considerati rami secchi e venivano tagliate. Nell'epoca della sostenibilità non c'è niente di più opportuno che riaprire invece strade ferrate, potenziarle, modernarle tecnologicamente, elettrificarle, fare i deviatoi e gli scambi telecomandati per superare anche il problema della manualità e della farraginosità di alcuni sistemi come li abbiamo ereditati. Qui stiamo rinnovando e potenziando tutto il sistema degli scambi alla stazione di Archi, che è un po' il cuore di questa linea. Da qui poi la linea prosegue verso Villa Santa Maria, al paese dei cuochi. Inaugurammo una corsa pilota di tipo turistico, per portare i turisti dal mare verso il lago di Bomba e verso Villa Santa Maria. Quando saranno finiti i lavori della Fondovalle Sangro e della galleria sotto Camberale, ci verrà restituita anche quella che oggi viene utilizzata come pista di cantiere. Potremo proseguire questo lavoro di ammodernamento tecnologico e di rimessa in funzione fino a Castel di Sangro. Nel frattempo, da Castel di Sangro abbiamo iniziato i lavori, da Castel di Sangro scendendo verso Ateleta, per completare quindi l'intera linea, ripristinare completamente la vecchia Sangritana, la storica e gloriosa linea Sangritana, che dal mare, da Fossa Cesia, porta fino alle nevi di Castel di Sangro e costituisce anche un pezzo di un anello turistico, oltre che di trasporto sia passeggeri che merci, molto importante, ma molto interessante il potenziale dello sviluppo turistico, perché da Castel di Sangro verso Roccaraso si riscende a Sulmona, dove passa la Transiberiana. L'ultimo anno 40.000 turisti hanno frequentato quella linea, e pensare appunto ad un anello che fa Fossa Cesia, Castel di Sangro, da Castel di Sangro si scende a Sulmona e poi da Sulmona via Pescara si ritorna a completare un circuito di una bellezza imparagonabile, molto affascinante, prefigura per il futuro una prospettiva di grande crescita turistica e soprattutto di forte interconnessione del territorio.